Ah, tra l'altro ieri sera ho continuato a mettere, fare piccole modifiche al PowerPoint di Pointin e ho aggiunto un paio di slide sull'effetto fotoelettrico. Okay? Ricordate che abbiamo molto brevemente parlato della crisi dell'elettromagnetismo di Maxwell e nel PowerPoint che ho fatto vedere ieri c'era il calcolo del tempo necessario ad accumulare un'energia nel modello classico, dove quindi l'energia è trasportata dall'ampiezza al quadrato. E questo è in contrasto con sperimentalmente quello che succede. Se voi esponete un pezzo di metallo a una luce sufficientemente a frequenza sufficientemente alta, gli elettroni vengono staccati praticamente subito, non dopo minuti di esposizione. Secondo, esponendo la lastra a una luce di frequenza bassa, anche pur con ampiezze molto grandi, non esce un bel niente. In contrasto con la previsione classica che dice che non è la frequenza che conta, è l'ampiezza, ed è solo questione di aspettare abbastanza tempo. Quindi ho messo un paio di slide sull'effetto fotoelettrico, dovreste forse già sapere queste cose e credo che ogni studente di fisica dovrebbe saperlo. Quindi, benché è difficile che lo chieda all'orale, penso che meriti essere guardato, dovreste sapere queste cose, almeno per sentito dire. Allora, di nuovo vorrei insistere un po' sull'analogia. Quindi scriviamo giù l'equazione di nuovo di un circuito RCL, però questa volta per il momento non scriviamo la batteria, a me interessa il comportamento del induttivo, capacitivo e resistivo, ok? Se volete immaginate che qua ci sia un interruttore e che inizialmente il condensatore è stato caricato, quindi non può scaricarsi finché non chiudete l'interruttore. Poi cosa succede? Quindi l'equazione è appunto uguale IR e voi scrivete silenzio là in fondo per cortesia, ok? La ultima volta che lo dico, se no vi caccio, andate a studiare altrove, siete ospiti. Silenzio totale. Quindi voglio rapidamente insistere un po' sull'analogia che c'è tra il comportamento di un circuito elettrico di questo tipo con una massa attaccata a una molla in presenza di fluido viscoso. Facciamo l'esempio per il momento che la resistenza sia zero. Quindi ovviamente è un'idealizzazione, però tecnologicamente può essere ottenuto se voi sfruttate il fenomeno della superconduttività a bassissime temperature. Letteralmente la resistenza sparisce, quindi un pezzo di rame che a temperature normali o anche molto fredde per gli esseri umani mostra una resistenza a temperatura molto 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 bassa, stiamo parlando di qualche grado Kelvin sopra lo zero assoluto, il rame diventa senza resistenza. Questo vuol dire che se c'è una corrente che circola una spira continuerà per sempre. Appena la scaldata, riacquista la sua proprietà ohmica e comincia a resistere e la corrente morirà velocemente per dissipazione, per conversione di questo comportamento collettivo, coerente, molto bello, in un comportamento disorganizzato degli atomi e degli elettroni, cioè l'energia organizzata diventa energia termica. Ma alle bassissime temperature poi voi potete veramente realizzare questo caso. Quindi merita anche essere raccontato. Allora, chiaramente, questo è il termine dissipativo e quindi avete questa equazione qua.
normalmente quello che si fa è dividere per L, e quindi si ha Q due punti, L su C, Q. Allora uno appena vede questa equazione salta dalla gioia e dice: ah, che bello, abbiamo un oscillatore armonico. E quindi tra le soluzioni di questa equazione del secondo ordine omogenea lineare, se per esempio la carica inizialmente vale un certo valore e non c'è corrente, questa è la situazione, no? La carica iniziale ha un certo valore, Q0, e non c'è corrente. Quindi la soluzione di quell'equazione che riflette questo esercizio, ovviamente qua abbiamo messo la resistenza a zero, in questo caso il circuito è questo, comportamento induttivo, comportamento capacitivo, da dove ho messo l'interruttore qua a sinistra, questa è la situazione, ok? Avete una certa carica, Q0, non c'è ancora corrente, e vedete l'interruttore all'istante t uguale a 0. Quindi la soluzione di questo è che Q in un istante t sarà il valore iniziale per un coseno di omega 0 t. Dove cos'è omega 0? Omega 0 quadro è questa roba qua. Omega 0 quadro è 1 c. Quindi verificate dimensionalmente, per cortesia, fatelo, che una induttanza moltiplicato, qual è la dimensione di omega? Okay. Dov'è omega? Omega è una velocità angolare, no? Una pulsazione. Quindi questo è un tempo alla meno 2, alla meno 1, quindi omega quadro è un tempo alla meno 2, d'accordo? Quindi verificate che questa roba qua in effetti ha le dimensioni, che L per C ha le dimensioni di un tempo quadro. Prendete le dimensioni di C, prendete le dimensioni di L e verificate che deve avere le dimensioni di questa formula di BC. Questa è la classica domanda. L si misura in Henry, C si misura in Farad. Cosa sono le dimensioni? Si misura un sistema internazionale, ma quali sono le dimensioni di un Henry? Quali sono le dimensioni di una capacità? E quindi qual è la dimensione di un L per C? Quindi voi fate subito il grafico. Giusto? Voi fate il grafico della carica in funzione del tempo. E cosa ottenete? Dovete saper fare grafico. Questo è un quarto, mezzo, tre quarti, un periodo. Spazio, ma cerco di starci dentro lo stesso. Voglio fare il grafico della corrente. Ok? Ovviamente qua manca il 2π greco. Quindi è un meno seno, quindi va così, ok?
purtroppo ho disegnato troppo vicino alla mensola e non riesco a appoggiare la mano come si deve, quindi il disegno mi sta riuscendo male. Cerco di farlo lo stesso. Dai, che è decente, no? O è indecente? Silenzio per cortesia. Sento un brusio fastidioso. Imparate a bisbigliare, imparate a leggere le labbra. D'accordo. Allora, facciamo una specie di fumetto. Di nuovo verso il tempo, di tempo verso il basso, faccio una sequenza di fotogrammi. Vediamo se il suo disegno mi riesce decentemente. Lo lascio eventualmente completare a voi. Quindi, questo è come ho messo le cose. Ho messo l'induttore in alto. Silenzio! Ma siete sordi? Non siete voi, no? Sono loro. Cantatela! Coraggio, state zitte. Questo disegno mi costerà un po' di fatica, portate pazienza. Quello che sto cercando di rappresentare è cosa avviene all'interno. Quindi inizialmente questo è T uguale a 0, ho appena chiuso l'interruttore e io ho un campo elettrico dentro il condensatore perché è là che c'è la carica elettrica, quindi qua ho un campo elettrico molto forte, quindi disegno un sacco di linee e cosa ho messo? Le cariche positive in cima e quindi queste sono frecce che vanno verso il basso. Poi non so se si riuscirà a vedere, forse sto facendo fotogrammi troppo piccoli. Però dai, cerchiamo di capire. Inizialmente tutta l'energia è nel campo elettrico, non c'è un campo magnetico. Perché? Perché non c'è corrente. Perché qual è l'energia? Come la posso scrivere? Non con la lettera E? Ma sì, dai, l'energia del campo elettrico è un mezzo C un quadro, o usiamo l'altra formula che anche possiamo usare entrambe. Quindi vedete che in quanto c'è carica c'è campo elettrico, d'accordo? C'è la massima carica e quindi il campo elettrico è massimo. L'energia del campo elettrico è massimo. L'energia del campo magnetico, quindi l'energia che è immagazzinata nell'induttore, invece è un mezzo LI quadro. E siccome I inizialmente è zero, l'energia sotto forma di campo magnetico dentro l'induttore non c'è. Cosa succede nel fotogramma successivo? Allora, di nuovo, con una certa pazienza, dovevo forse venire giù prima e disegnare questo disegno della lavagna. Il campo elettrico, per esempio, in lo vogliamo fare nei quarti di periodo e anche in intervalli istanti intermedi. Facciamo un intervallo intermedio, cioè il campo elettrico sta, la carica è calata rispetto al valore iniziale, quindi il campo elettrico c'è, è nella stessa direzione perché la carica è positiva in questo istante qua, sto considerando questo istante qua, in quell'istante lì la carica è positiva e quindi il campo elettrico è sempre rivolto verso il basso. Però la carica è inferiore, quindi il campo elettrico è più debole. Quindi disegno verso il basso meno frecce, per esempio magari del disegno 3 invece delle 5 che ho disegnato. Quindi vedete che l'energia del campo elettrico che è immagazzinato nel condensatore sta diminuendo. Però adesso c'è una corrente, in questo stesso istante ho una corrente che circola, è una corrente negativa. Quindi uno deve disegnare intanto delle linee di campo qua magnetico
e poi dobbiamo cercare di metterlo nel verso giusto. Quindi disegno come possiamo farlo, in giallo facciamo il rosso, molto schematicamente, quindi questa è una linea di campo magnetico, questa è un'altra linea di campo magnetico. Conteniamo il disegno e poi ci poniamo il problema della direzione, perché adesso voglio disegnare questi istanti qua. In questo istante qui, quindi ho fatto questo istante, un istante, e poi adesso sto facendo un quarto periodo. In questo periodo, in questo istante, non c'è più carica sul condensatore, invece c'è tanta corrente che sta circolando nell'induttore, e quindi ho un campo magnetico molto grosso dentro il solenoide. Questo è un simbolo, no, che abbiamo deciso di usare per il comportamento induttivo. È un esempio, il paradigma è proprio un solenoide, quindi dovete immaginare che con molta corrente che circola nel solenoide ho un campo magnetico molto forte, e qua dovrò disegnare più linee possibile, che ovviamente è un po' difficile avendo scelto dei fotogrammi troppo piccoli, ma cercate di capire lo spirito di questo disegno, ok? Al di là della mia abilità a realizzarlo artisticamente. Quindi ho un fascio di linee magnetiche molto intenso qui, non ho più campo elettrico qua. Cosa sta succedendo secondo voi? Vedete che il campo elettrico sta diminuendo. Il campo elettrico sta diminuendo. Una delle leggi di Maxwell, una delle parti delle leggi di Maxwell che non abbiamo ancora discusso molto, l'abbiamo sfiorato, l'abbiamo scritto ma non l'abbiamo discusso in dettaglio, è la famosa corrente di spostamento, vi ricordate? Ora, forse è il caso di pensarci. Allora, qual era la legge di Ampère Maxwell? In forma differenziale era il rotore di B uguale a mu 0 J, questa era la parte di Ampère che c'è in magnetostatica, poi in condizioni dinamiche c'è anche un altro pezzo che è dovuto a Maxwell, che è scritto così. Sto usando, c'è una confusione tra i due metodi, questo è nella scrittura differenziale, in quella usando il linguaggio degli integrali, è che la circuitazione di B è uguale alla corrente, chiamiamola di, come l'ho chiamata, conduzione, quindi è la corrente concatenata di tipo conduttivo, quindi questa è una corrente conduttiva, sono queste qua, dove si hanno dei portatori di carica che si stanno proprio letteralmente spostando. Ogni portatore ha una carica Q, ce ne sono n per unità di volume, e la velocità di deriva è la velocità tipica di ogni portatore. Queste sono la corrente di conduzione, che è quella che appare qui. Poi c'è mu0 per la corrente di spostamento. E anche questo possiamo pure mettere la parola concatenata. E questo chi è? Cancello questo qua, visto che non ho voglia di toccare questo disegno. La corrente di spostamento concat, cos'è? È a epsilon 0 per la derivata rispetto al tempo del flusso del campo elettrico attraverso la superficie che è appoggiata alla curva C. Quindi questa concatenata in quel senso, questa è la curva C, e voi dovete pensare al flusso che sta, dovete pensare alle linee di campo elettrico che stanno bucando
la superficie S, per esempio quella tesa come la membrana di un tamburo, quindi sono linee di campo che sono concatenate, questa è una linea di campo che non è concatenata, questa è una linea di campo che non è concatenata, questa sì, questa sì, questa sì, questa no, quindi in quel senso la parola concatenata va bene lo stesso, è il flusso del campo elettrico attraverso la superficie, d'accordo? Quindi dobbiamo pensare un attimino a questa cosa qua. Dove posso scrivere? Sull'altra lavagna. Allora, immaginate che questo sia, come potrei rappresentarlo? Supponiamo che questo sia, facciamo un condensatore a facce parallele, piatte parallele. Eccolo qua. Una cosa del genere, non disegno molto bene oggi. D'accordo? E immaginate che qua sta arrivando una carica Q, ok? E qua se ne sta andando via una carica, sta arrivando una carica meno Q, ok? Quindi ci sarà una carica qua e una carica meno qua, e poi sta arrivando altra carica, d'accordo? Va bene? Allora, immaginate, visto di lato, questa è la situazione, e disegniamo una curva chiusa, perché questo cosa mi dice di fare la legge di io voglio stoppare questo pezzo qua, cosa mi dice di fare la legge di Ampère con questo termine qua, questo è il termine di Ampère, questo è il termine di Maxwell, cosa mi dice la legge di Ampère Maxwell, mi dice di considerare la curva chiusa, quindi ecco la curva chiusa, disegniamola così, che circondi un cerchio, diciamo così. Ok? Eccola qua, quindi dovete immaginarla così. Ok? Va bene? Poi voi dovete orientare sta curva, perché prima che dovete fare una circuitazione e implica che orientate la curva. Quindi orientiamo la curva, che so, in questa direzione, facciamolo arbitrariamente per il momento, quindi disegno la curva così, in cui, come se fosse una spira, semplicemente per aiutarvi a vedere, a visualizzarlo, quindi lo sto orientando con questa la parte entrante, quindi faccio così, e questa la parte uscente, questa è la curva, non è una spira, è una curva matematica, sto solo immaginando che lo stia orientando così, va bene? Adesso immaginate che quindi io sto aumentando la carica qua e sto aumentando la carica qua, cioè sto mettendo più carica positiva qui e più carica negativa qua, quindi il campo elettrico sta crescendo, va bene? Quindi il campo elettrico, se qua ho cariche positive, disegno tre linee di campo, perché voglio fare uno stesso fumetto, uso il giallo, la linea di campo elettrico va dal positivo al negativo, facciamo così, okay. Immaginate questa situazione qua, okay. Quindi voi vedete tre linee di campo che in questa rappresentazione, in un istante successivo arrivano nuove cariche qua, per esempio ne sono arrivate altre due e ne arrivano altre due di qua. Quindi il campo elettrico sta crescendo, non vi pare? Quindi stanno arrivando, meglio il caso di fare lo stesso disegno in qua, piuttosto di riempire. Questo è lo stesso disegno in un istante successivo, va bene? Quindi devo disegnare la solita curva. Questa è la curva. Lo oriento in questo modo. Adesso ho più linee di campo, okay.
più di tempo sta andando così. Va bene? Allora, ragioniamo sul termine di Maxwell, che di nuovo questa situazione, scrivo solo il pezzo di Maxwell. Dove il flusso del campo elettrico, per l'appunto, è il solito integrale e il flusso sta variando nel tempo. Perché il campo elettrico sta variando nel tempo? Quindi ragioniamo un attimo su questa cosa. Facciamo il grafico in funzione del tempo del flusso del campo elettrico. Questo è l'istante t e questo è un istante t più delta t. Ok? Quindi nell'istante t quanto vale il flusso? Immaginate che questo sia l'istante t, questo è l'istante t, quanto vale il flusso? Allora in questo istante qua cos'è un flusso? Un flusso è un prodotto scalare tra un campo elettrico che è un vettore e un elemento di area che è un vettore. Quindi dovete pensare all'elemento di area di quale superficie? La superficie che vi conviene pensare è questa qua, tesa come la membrana del tamburo. Quindi la disegno, ok? Questa è la superficie che dovete pensare. Eccola qua. Questa è la superficie a cui dovete pensare. E come è orientata questa superficie? Dipende da come io ho orientato la curva inizialmente. Quindi la curva inizialmente era entrante qua, uscente qua, quindi la superficie, gli elementi, la curva è orientata così, quindi l'elemento di area, per esempio questo elemento di area qua, questo elemento di area della superficie, ha il suo vettore verso l'alto, quindi questo è dA. E come io ho scelto di orientare la curva? L'ho scelto a caso, monetina, se fosse uscita fuori croce invece di testa, avrei orientato la curva cos'ha e l'elemento di area sarebbe stato verso il basso. Se è chiaro questo, che io ho orientato a caso la curva. Ok? Guardate adesso e ditemi, il flusso nell'istante t è un numero negativo, siete d'accordo? Ed è un numero negativo abbastanza piccolo, non vi pare? Perché rispetto a qua, è più piccolo rispetto a qua, questo è l'elemento di area e potete capire che questo è più negativo di questo, quindi in valore assoluto. Aspettavo una telefonata, infatti. Pronto? Ciao, Serena. Sì, mi disturbi, però dimmi, velocemente. Sì, lo so che entro oggi. Luca dovrebbe arrivare verso le 11 e ci pensa lui. Probabilmente faremo il colletto degli orogeni, cioè con il bromo, iodio e quelli là, i soliti. Però lascia che sia Luca a farlo, dovrebbe arrivare verso le 11, va bene? Ciao ragazzi. Ho perso il filo, cosa stavo dicendo? Che il valore assoluto del flusso qui è più grande di qua, ma questo è un numero più negativo di questo. Quindi in questo istante mettiamo un valore negativo e in questo istante t e questo istante t più delta t. Che caldo, mi sto surriscaldando. Però se apro la finestra ci sarà troppo rumore, continuo a fare t invece voglio fare un più. Pazzesco, è una stanchezza. Volevo fare un più e continuavo a fare così. Segnali d'allarme, eccessiva stanchezza. Quindi qua il flusso è più negativo, valore assoluto più grande. Collegate quei due punti con un segmento per guidare l'occhio. Eccola qua. E vi chiedete, cosa dice la legge di Ampère Maxwell? Che la circuitazione di B è uguale, a parte questi maledetti costanti che vengono perché insistiamo a usare il sistema internazionale, metri, chilogrammi, secondi, a parte queste costanti qua, questo è uguale alla derivata del flusso rispetto al tempo. Qual è la derivata del flusso rispetto al tempo del campo elettrico? In questo caso la derivata è negativa, non vi pare? Quindi la derivata del flusso del campo elettrico
Il campo elettrico rispetto al tempo è negativo. Deducete dunque che la circuitazione di B è negativa. Dov'è il cancellino? Cosa vuol dire che la circuitazione è negativa? Cosa vuol dire che la circuitazione è negativa? Vuol dire che se questa è la curva e lo sto guardando, che so, dall'alto, quindi questa è la curva rossa vista dall'alto, io lo sto circolando così, ma la circuitazione è negativa. Cosa vuol dire? Che le frecce del campo magnetico, per darmi una circuitazione zero, cioè io sto girando sulla curva, attenzione, io sto girando sulla curva, questi R sono spostamenti lungo la curva, e per avere una circuitazione negativa vuol dire che cosa disegno in blu? Che se io mi sposto di qua, il campo magnetico deve essere in questa direzione, deve essere in direzione opposta, devo avere la direzione opposta. D'accordo? Quindi c'ho un campo magnetico che sta girando in direzione opposta, quindi devo immaginare di avere un campo magnetico e linee di campo magnetico. Come posso disegnare sta roba? Eccole qua, queste sono le linee di campo magnetico, queste sono le frecce di campo magnetico in questo punto, in questo punto, in questo punto, in questo punto va così, e le linee di campo magnetico sono dei cerchi, d'accordo? E se uno dice, beh, qual è la direzione delle linee magnetiche qua? Se io vi dicessi, d'accordo, qua c'è un tratto rettilineo, quindi c'è un campo magnetico anche qua su, no? Come sono messe le linee di campo magnetico là? Se questo rappresenta una linea di campo magnetico, come devo orientare questa linea? Come è orientato? Qua sta passando davanti, qua sta passando davanti. E qua passa dietro, qui lo faccio un po' più grande. Come è messo la linea, come è orientato quella linea di campo magnetico lì? Nello stesso modo, se la corrente sta arrivando così, queste linee sono orientate in questo modo, quindi di qua è così, di qua è così, di qua è così e di qua è così. Cioè le linee di campo magnetico sono orientate nello stesso modo. Questa è un po' la morale della corrente di spostamento, si comporta esattamente come la corrente di conduzione, creerà delle linee di campo con la solita regola della mano destra, con la solita regola della mano destra. È come se qua ci fosse una corrente di spostamento, cioè, come potrei dire, vediamo un attimo, questa è la vostra capacità. Qua c'è una corrente conduttiva solida, questa è una corrente I che arriva, e qua c'è una corrente I che continua, no? Questo è un circuito aperto, non c'è una corrente di conduzione là in mezzo. Però la corrente di spostamento, come la potrei disegnare? Un altro colore, il bianco. Però lo disegno con la freccia aperta, così. La corrente di conduzione, ha un certo valore. La corrente di spostamento ha lo stesso verso e ha lo stesso valore. È una specie di continuazione della corrente. La corrente di spostamento, ripeto, la parola è molto infelice perché non ci sono cose che si spostano. Questa è la corrente di conduzione. Nella corrente di conduzione ci sono veramente cariche convenzionali positive che si spostano, elettroni che vanno in direzione opposta. Ci sono veramente portatori di carica che qua si spostano. Qua non c'è nulla che si sposta. Quello che sta avvenendo è che avete le linee di campo giallo che si stanno infittendo. E il fatto che si infittiscono, dal punto di vista della legge di Ampère-Maxwell, è equivalente a una corrente
crea un campo magnetico esattamente come la corrente di conduzione fa. Quindi la corrente cessa nel momento in cui le linee gialle non cambiano più. Nel momento in cui, se questo fosse una sequenza dove lo posso disegnare? Qua, perché voglio farlo molto schematicamente, dovete capirmi, ma senza diventare eccessivamente prolisso. Se questo è un fumetto in cui questo condensatore, lo stesso condensatore visto in istanti diversi, se il campo elettrico, dov'è il giallo? Se il campo elettrico non cambia, non c'è corrente di spostamento. Se il campo elettrico non cambia, vuol dire che non stanno arrivando né stanno andando via cariche alle lastre del condensatore, quindi non c'è una corrente di conduzione. La carica sulle piastre non sta cambiando, perché non stanno arrivando altre cariche o non stanno andando via. Quindi è consistente, sto dicendo la stessa cosa con un linguaggio diverso. Non stanno cambiando le cariche qui, perché? Perché non c'è una corrente di conduzione. Il fatto che le cariche non cambiano vuol dire che il campo elettrico non sta cambiando. E quando il campo elettrico non cambia, il flusso non cambia. E quando il flusso non cambia, non cambia la corrente di spostamento. Quindi in una situazione del genere non c'è un campo magnetico, perché qua non ho una corrente di conduzione, e senza una corrente di conduzione io, per creare un campo magnetico, cosa dice la legge di Fermat? Per creare un campo magnetico ho bisogno di corrente, ma ci sono due tipi di corrente, ma il modo in cui genero un campo magnetico è lo stesso, con la regola della mano destra, no? Posso generare un campo magnetico con una corrente di tipo conduttivo, posso generare un campo magnetico con un'altra corrente di tipo spostamento. Qua ho portatori di carica che si spostano, qua ho un campo elettrico che cambia. Quindi in un disegno del genere voi non dovete stupirvi che non c'è campo magnetico, perché non stanno cambiando le cariche, quindi non arrivano cariche, non essendoci una corrente di conduzione, non c'è questo contributo. Mannaggia a me che ho scritto su due lavagne. Non c'è questo contributo se le cariche sulle piastre non cambiano. E se le correnti, se non c'è un cambiamento delle cariche sulle piastre, il campo elettrico non cambia. Quindi non c'è neanche questo contributo, perché il flusso non sta cambiando, quindi non c'è un campo magnetico. Ok? È una situazione statica, elettrostatica. Se invece in questo fumetto, dov'è? Queste lavagne. Se è una situazione dove ho tante linee e stanno diminuendo, vi disegno uno, questa è una presentazione artistica, ho tante linee, poche linee, zero linee, ecco, è chiaro che qua abbiamo le cariche che stanno venendo o andando via. Per esempio, se qua metto le frecce verso il basso, allora questo vuol dire che la piastra superiore è essere positiva, mi pare? Quindi ho cariche positive, ne avevo tante qua, ne ho meno. Dove stanno andando secondo voi? Stanno andando via, no? Quindi ho in questa sequenza temporale qui, se leggo il tempo in questa direzione, ho una corrente di conduzione, sicuramente ho una corrente di conduzione, ma ho anche una corrente di spostamento, perché il flusso del campo elettrico sta cambiando. Ma vedete che il flusso è verso il basso, cioè se il campo elettrico è verso il basso, ma il numero di frecce verso il basso sta diminuendo. E se voi andate a pensare qual è la direzione della corrente di spostamento, vedrete che è verso l'alto, esattamente come è verso l'alto la corrente di conduzione. La corrente di conduzione è verso l'alto perché cariche positive stanno andando via. E la corrente di spostamento è pure verso l'alto. La disegno con una freccia bianca, vuota. La corrente di spostamento è nella stessa direzione. È chiaro a tutti? Se leggo il disegno in questa direzione, adesso ho il tempo che va così, le cose cambiano, vi pare? Perché la corrente adesso come è messa?
questi sono i conduttori, quindi non ho carica, al passare del tempo le cariche stanno arrivando e ne arrivano sempre di più, quindi in questo disegno ho la corrente di conduzione che è così, no? Stanno arrivando cariche. Ovviamente il campo elettrico sta crescendo, quindi il flusso, il valore assoluto del flusso sta aumentando, e se decidete voi arbitrariamente di orientare la curva come ho fatto io, deve venirvi fuori la risposta corretta, la prova del 9, che avete fatto bene i vostri conti in termini di per esempio in questo caso avevo orientato così e venivano fuori dei flussi positivi, dei flussi negativi, ma se l'avessi orientato così, cosa ho appena detto? Stanco. Se lo oriento così erano flussi negativi, se lo orientavo così avrei avuto dei flussi positivi, no? Quindi il disegno sarebbe stato questo. Se io orientavo in direzione opposta, il mio flusso, magari lo facciamo in marroncino, l'elemento di aria fosse stato così, avrei avuto un flusso positivo inizialmente, piccolo, e un flusso positivo con un valore assoluto più grande dopo. Qua avrei avuto una derivata positiva, ma questo comportava che le frecce blu sarebbero state comunque nella stessa direzione, perché orientare l'elemento di aria in questo modo era equivalente a orientare la curva blu nella direzione, la curva rossa in direzione opposta. Mi seguite? È importante che mi seguiate. La prova del 9, quando voi fate il tempo in questa direzione, con l'arrivo di nuova carica, quindi di nuova corrente di conduzione, la corrente di spostamento deve venirvi in questa direzione. La corrente di spostamento e la corrente di conduzione fanno la stessa cosa, generano il campo elettrico, il campo magnetico con lo stesso metodo. Infatti, forse vale la pena che io vi dica rapidamente, con un unico disegno, mica devo dire chissà che, il ragionamento che aveva fatto Maxwell, perché lui, che di matematica se ne intendeva, conosceva il teorema di Stokes. E cosa dice il teorema di Stokes? Quindi se questo è il vostro circuito, questo è apparentemente un circuito aperto. Questo apparentemente è un circuito aperto. Allora qua io ho corrente che arriva, corrente di conduzione, e uno dice, beh, io voglio usare la legge di Ampere. E la legge di Ampere cosa mi dice? La legge di Ampere mi dice questo. Ma sì, dai. Dove questa S qua, per la matematica che Maxwell conosceva bene, e la matematica è essenzialmente quella del teorema di Stokes, mi dice che questa S qua è qualsiasi S che si appoggi su questo. Qualsiasi superficie aperta che si appoggia. Per appoggiare intendo dire che ha come l'orlo del suo buco e C, che si appoggia su C. Quindi immaginate questa curva qua, questa curva chiusa C. Eccola qua, ecco la curva chiusa. La disegno così, magari un po' ciccione di qua, così riuscite a capirlo. Ci sono un'infinità di superfici che si appoggiano su questo, su questa curva. Una è questa qua, in rosso facciamo, è quello che vi raccomando certe volte, a cui pensare. Ma Maxwell non era una persona stupida e sapeva che l'enunciato è qualsiasi superficie. Quindi c'è questa, ma c'è anche questa. C'è anche questa superficie qua, pensatela come un sacco. E allora uno, e lui guarda la forma e dice, ah, c'è qualcosa che non va.
perché su questa superficie qua, su questa rossa che sto magari asterisco, la est asterisco, non ci sono portatori di carica qua in mezzo. E quindi, non essendoci una J qua in mezzo, questo è zero. Come faccio ad avere un campo magnetico? Quindi, la legge di Ampère da sola non spiega una delle cose più semplici che qualsiasi persona che fa un po' di circuiteria sa, che si riesce a caricare un condensatore. Come funziona? La legge di Ampère non spiega il fenomeno del caricamento di un condensatore. Per spiegare il fenomeno del caricamento del condensatore avete bisogno di un altro pezzo che Maxwell per l'appunto ha messo, che è questo qui, ed è questo che vi permette di far tornare i conti, perché vi chiede: ok, anche se non ho una J attraverso questa superficie, ho comunque un flusso del campo elettrico che vale del tempo, perché arrivando nuove cariche il campo elettrico qua sta crescendo e diventando proprio la mia sequenza in cui io disegno all'arrivo di altre cariche, il campo elettrico sta cambiando, sta crescendo, quindi il flusso è questo, il flusso sta cambiando nel tempo, sta aumentando, certo, derivata positiva, e quindi questo è equivalente ad avere una corrente, d'accordo? Quindi il messaggio molto forte è questo qua, la corrente di spostamento, pensateci bene.